letto tutta. Io credo che l'emergenza idrica causata dalle temperature eccessive deve farci riflettere. L'acqua è la sostanza più diffusa sulla Terra, ma anche la più delicata. E direi che ora ce ne stiamo proprio accorgendo, anche qui, in Italia, dove siamo davvero ricchi d'acqua. Eppure molte zone, dal Piemonte alla Sicilia, sono già in crisi idrica. E purtroppo anche in Europa la situazione non è molto migliore a quella italiana. Alcuni paesi si ritrovano in condizioni simili alle nostre. Ci basta pensare alla Spagna o alla Grecia. In altri paesi invece si registrano elevate perdite delle condotte idriche. Alcuni paesi invece non hanno ancora sentito gli effetti di questi cambiamenti. Non solo perché più al nord, tipo come noi. Ma anche qui però i cambiamenti ambientali si stanno facendo sentire. E allora nella mia ignoranza mi chiedo e mi sono chiesta come mai non chiudono le fontane. Noi abbiamo questa fontana che fa scorrere acqua 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ed ho sentito al telegiornale che il mondo potrebbe affrontare una carenza idrica globale del 40% entro il 2030 per il riscaldamento globale e per l'aumento dei consumi. E ci sono già circa 4 miliardi di persone nel mondo che già vivono in condizioni di grave scarsità fisica di acqua per almeno un mese all'anno. Tutto questo a causa dello stress idrico ed è probabile che i cambiamenti climatici provochino variazioni nella disponibilità stagionale durante tutto l'anno e in diversi luoghi. Ed ho anche letto che la seconda causa della crisi idrica è l'inquinamento, che rende inutilizzabile l'acqua, perché gli inquinanti appunto arrivano all'agricoltura, fertilizzanti, antiparassitari, fosforo, insomma tutte quelle cose lì. E questo avviene perché molte città non hanno impianti di depurazione. E così ogni giorno 2 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nei fiumi.
E sono giunta alla conclusione che gran parte dell'acqua che consumiamo, infatti, finisce nel cibo che mangiamo, collegandomi al video di martedì scorso. E ho anche scoperto che una dieta a base di carne implica il consumo di 4-5 mila litri di acqua al giorno, mentre per un'alimentazione vegetariana ne bastano 2 mila. Questa sera veniva una mia amica a cena e so che lei adora il pollo, quindi sono andata a comprarglielo. Ma poi, ovviamente, ho cercato di compensare con tutte le verdure che avevo in frigo. Ovviamente, con questo non voglio dirvi che dobbiamo tutti acquisire un'alimentazione vegetale, perché ognuno mangia in base al proprio gusto, in base alla propria dieta e in base a quello che gli va di mangiare. Sicuramente una cosa che possiamo fare tutti è quella di non sprecare cibo. Perché dietro al 34% di cibo sprecato annualmente si cela una perdita d'acqua sufficiente a riempire 100 milioni di piscine olimpioniche. E allora una cosa che possiamo fare tutti, ma che forse già facciamo, è quella di cercare di fare attenzione per consumare meno acqua possibile. Ed io mi arrabbio per la fontana che abbiamo sotto casa, alla quale ne sono sicuramente grata. Però se c'è una cosa che possiamo fare, è comprare solo ciò che siamo davvero in grado di mangiare, preferendo, se è possibile, i cibi vegetali. Dal momento che l'acqua necessaria alla produzione è di circa 10 volte inferiore rispetto agli alimenti di origine animale. E quella confezione di pollo grande che avevo comprato, perché era più economica rispetto ad una piccola, l'ho cucinata poi in due modi diversi. Una appunto l'ho messa in forno con i friarielli e dal momento che ho acceso il forno ho cercato di riempirlo il più possibile. Quindi ho fatto delle zucchine che ho messo sulla griglia del forno, delle patate americane, poi c'erano, avevo ancora in freezer un pacco di patate duchesse. E le altre quattro cosce di pollo che erano avanzate le ho preparate e le ho fatte in umido in modo da poterle poi congelare e tirare fuori la prossima volta che Mile vorrà carne, o se magari arriva qualcuno all'improvviso che mangia carne. E per i nuovi arrivati in casa nostra, noi di Milena non siamo vegane, però diciamo che nel quotidiano prediligiamo una dieta vegetale, ma se c'è la volta che abbiamo voglia di carne, o come in questo caso abbiamo fatto una piadina come aperitivo per la nostra amica, ne abbiamo anche noi mangiato un pezzo. E niente ragazzi, io con questo video spero semplicemente di avervi fatto compagnia, di non avervi intristito. So adesso di avervi raccontato delle cose che tutti sappiamo, però avevo davvero il piacere di condividere questi pensieri, anche perché inizialmente questo video era iniziato con cosa preparo per cena, insomma, volevo strutturarlo diversamente, ma quando poi ho iniziato a montarlo, mi sono resa conto di tutta l'acqua che c'era all'inizio del video. È in automatico il mio pensiero è stato quello e avevo piacere di condividerlo con voi. Io vi mando un abbraccio grande, grazie per essere stati con me e se avete piacere noi ci vediamo martedì con un nuovo video tag. Un abbraccio, ciao!